Thank you once again. Eh, grazie Adina. Eh, interessante la, la proposta. Sappiamo che questa proposta è adottata, applicata ormai in vari paesi, per cui diciamo che è partita prima e oggi ne stiamo raccogliendo i risultati, almeno in termini tecnologici sono risultati ottimali. Io ora eh, accelero un po' perché siamo veramente eh, diventati molto stretti nei tempi. Eh, darei la parola a Maria Antonietta De Sena dell'Agenzia delle Acque della Sardegna. Enas, eh, ci conosciamo con Maria Antonietta da, da vario tempo, da diverso tempo. Lei gestisce un progetto Eni-Medis. Ora ce lo racconterà. Eh, ciao Michele, eh, buonasera a tutti eh, e grazie innanzitutto per, per questo invito che è molto gradito a nome dell'ente. Eh, appunto la nostra è un'agenzia eh, regionale che si occupa della progettazione e gestione delle grandi opere, quali le dighe e tutte le opere eh, interconnesse. Da molti anni, ormai da più di un trentennio, abbiamo anche come interesse la partecipazione ai progetti di cooperazione internazionale, strettamente ovviamente collegati al nostro campo, che è l'utilizzo delle risorse idriche, anche con uno sguardo a tutti quei paesi che come noi vivono un po' il problema della scarsità delle risorse idriche. Ci sono stati degli anni come il 2000 dove questo problema è stato particolarmente intenso e sentito e appunto oh, l'ente ehm, ha portato avanti dei progetti di realizzazione, di riutilizzo dei reflui eh, urbani che poi hanno portato anche alla realizzazione di impianti terziari proprio di eh, trattamento di questi reflui. In particolar modo per l'irrigazione, che era quella che diciamo risentiva maggiormente di questa carenza idrica. Eh, col progetto MEDIS, Mediterranean Integrated System for Water, Water Supply, che è il nome eh, dice un po' tutto, ehm, stiamo oh, lavorando insieme a sei paesi in ambito mediterraneo, eh, nell'ambito del programma EU-CBC-MED che ha tra l'altro l'autorità di gestione proprio, proprio in Sardegna. Um, il progetto interessa um, i paesi della Palestina, della Giordania, della Tunisia e poi appunto c'è l'Italia rappresentata dall'ENAS e, e dall'Università di Cagliari, il CRENOS che praticamente segue tutta l'attività la, di comunicazione del, del progetto, mentre Enas è responsabile proprio di tutta la parte eh, sperimentale. Devo dire che ehm, gli obiettivi eh, del nostro progetto eh, di Relive sono assolutamente in, in sintonia. Eh, in quanto eh, entrambi eh, abbiamo un filo conduttore che è appunto quello del riutilizzo dei reflui per, per ehm, eh, produrre eh, appunto un nuovo prodotto in uscita che è poi è un fertilizzante, ma soprattutto condivide gli obiettivi di eh, impatto ambientale, perché entrambi lavoriamo nell'area di, di Arborea rappresenta un delle, uno dei pilastri dell'economia eh, circolare proprio perché allunga il ciclo di vita del prodotto che viene generato partendo da un refluo che viene eh, utilizzato nella sua interezza in agricoltura con tutti i limiti eh, proprio di un importante contributo di nitrati che vanno poi a interessare il, i suoli e le falde, soprattutto le falde tanto che ha, hanno fatto di questa zona eh, una zona vulnerabilità di, eh, di nitrati. E, e appunto riutilizzando questo rifiuto e producendo un fertilizzante, fa sì che eh, un domani appunto le aziende locali possono, possano rendersi autonome da questo punto di vista, realizzando, se tutto va bene, se le sperimentazioni veramente funzionano, degli impianti. Che sicuramente, da un punto di vista ecologico e da un punto di vista finanziario, danno importanti garanzie. Ecco perché poi la cooperativa produttori, che è il nostro stesso stakeholder, sono molto sensibili eh, a questo tipo di attività e le promuovono e, e appunto, le, le fanno proprie. E, il progetto MEDIS eh, ha, appunto, come filo conduttore il, il refluo, il trattamento del refluo. In particolare in Sardegna, l'impianto che è stato pensato sfrutta tecnologie già esistenti, però con un importante valore aggiunto, l'utilizzo oh, di membrane idrofobe, ma permeabili al gas ammoniacale, che permettono di ehm, avere un'uscita, un refluo oh, trattato, un, scusate, un fertilizzante. Eh, derivante da un reflot trattato, eh, pulito perché grazie all'utilizzo di queste membrane che sono utilizzate per la prima volta in Italia e eh, messe a punto per la prima volta da una ditta olandese, eh, noi possiamo avere appunto in uscita un prodotto pulito, sia come fertilizzante che è il solfato di ammonio sia come eh, liquido oh, in uscita perché è povero di, di nitrati. Il ciclo poi continua eh, perché praticamente il liquido che viene prodotto eh, rientra a far parte del circuito del, del digestato. Eh, perché il solfato di ammonio? Perché il digestato, oh, prima ancora di entrare in impianto, oh, viene pretrattato con un vibrovaglio per poter abbattere le particelle più grossolane. Perché le membrane sono permeabili ai gas e quindi, eh, se dovessero subentrare delle particelle più grossolane, non, non riuscirebbero più, più a lavorare. Eh, una volta che eh, l'ammoniaca eh, viene trasformata in gas e quindi può permeare queste eh, membrane, unendosi eh, con l'acido solforico, eh, produce il solfato d'ammonio. Il solfato di ammonio è un prodotto che normalmente viene eh, utilizzato in agricoltura, quindi potendo trattare questo e potendo produrre in quantità adeguate il solfato di ammonio, ovviamente si avrebbe un grosso abbattimento del costo da parte delle, a livello aziendale. Ma come facciamo a capire che questo, che questo prodotto che noi otteniamo eh, effettivamente ha un basso impatto? Lo facciamo in due modi, intanto eh, utilizzandolo nelle coltivazioni a pieno campo su circa 20 ettari eh, ad arborea, e in secondo luogo eseguendo il monitoraggio dei suoli e delle falde. E questa è una cosa molto importante perché, ehm, eh, sfruttando eh, le decennali analisi che vengono fatte su quel territorio, abbiamo individuato dei siti. Dove eh, la qualità delle acque di falda era abbastanza buona. Di conseguenza, nel momento in cui noi, in cui noi utilizziamo questi prodotti, questi nuovi fertilizzanti, eh, possiamo renderci conto se c'è un aggravio del carico dei nitrati in falda oppure no. E questa, diciamo, è una sorta di eh, prova del nove, di test, di test eh, sul, sul posto. I, eh, tutti i dati che vengono eh, prodotti durante questi monitoraggi che sono mensili per quanto riguarda le acque di falda e annuali per quanto riguarda i suoli vengono poi acquisiti in un database eh, fatto um, singolarmente per ciascun paese poi unitamente in un database generale praticamente verrà poi utilizzato da ciascun paese per implementare il suo, i suoi dati il suo sistema il suo sistema informativo questo progetto che ha la durata di tre anni è, è un budget di 2 milioni 480 mila euro eh, appunto coinvolge sei paesi ed è al suo primo anno e mezzo di, di vita appunto in una fase eh, in cui eh, si stanno realizzando gli impianti il nostro in particolare se riesco a condividere lo schermo vi faccio anche vedere eh, delle foto ecco questo eh, è il nostro impianto è un container di 12 metri quadri eh, che ha um, è una, un, un peso di circa 4 tonnellate che al momento è stato posizionato vicino al suo fratellino dire, eh, ma verrà spostato in un altro sito perché eh, questo tipo di impianto ha necessità di una potenza eh, energetica almeno in fase di avvio eh, di 40 kilowatt di conseguenza eh, nel sito eh, dove vabbè, in questo momento è stato eh, ubicato non abbiamo questa non abbiamo questa potenzialità e queste sono le membrane di cui vi di, di cui vi parlavo sono a gruppi di, di due e sono quelle che proprio permettono il, lo stripping dell'ammoniaca e e nel seguito del processo la trasformazione in, in solfato di ammonio. Eh, quindi abbiamo diversi stock di reagenti che devono essere utilizzati, quali eh, la soda e l'acido solforico, eh, la soda per eh, aumentare il, il valore del pH e della temperatura importantissima nel processo di stri stripping. Eh, ecco, questi invece sono alcuni esempi dei GIS che si stanno realizzando per ciascun paese, eh, che sono già studiati per poter accogliere eh, notevole quantità di dati, eh, sia territoriali che sulle acque ed, e sui suoli eh, e anche sulla vegetazione. Eh, chiaramente il monitoraggio è stato fatto e si sta facendo prima della realizzazione dell'impianto, il cosiddetto punto zero. E successivamente a cadenza mensile appunto eh, si svilupperà eh, nel eh, a seguito della realizzazione dell'impianto e questi sono eh, i nostri piezometri che sono ubicati in alcune aree, aree test dell'area eh, dell pilota di, di arborea e, e che sono, servono appunto per il controllo della, della qualità dell'acqua Uh, direi che uh, possiamo, possiamo concludere qui vi ringrazio ancora arrivederci